Dopo le dichiarazioni rese ai carabinieri dallo zio di Sara, Michele Misseri, di sua moglie e della figlia Valentina, le ricerche delle forze dell'ordine si concentrano nel podere di proprietà della famiglia Misseri, e cioè nelle campagne fra Avetrana ed Erche. Il corpo di Sara è in un pozzo non molto profondo con delle pietre. Le telecamere vengono bloccate a qualche chilometro dal casolare. La notte è scandita dall'andirivieni dei mezzi delle forze dell'ordine e dei soccorritori. Alle 2:25 si affaccia Ivano, l'amico comune di Sara e della cugina Sabrina, ma si sottrae velocemente alle telecamere. Qualche minuto più tardi si allontanano dal casolare il generale dei carabinieri Bisone e alle 2:40 il comandante provinciale De Blasi con il procuratore capo di Taranto, Sebastio. Alle 4:50 giunge il carro funebre per il trasporto del cadavere di Sara. Hanno lavorato tutta la notte i soccorritori, i vigili del fuoco, i sommozzatori per estrarre il cadavere della povera Sara Scazzi, lì dove era stato nascosto, gettato dall'assassino. Intanto, dinanzi alla casa di Sara Scazzi, incontriamo il legale della famiglia, l'avvocato Walter Biscotti. La mamma di Sara ha sempre detto di cercare e lavorare sui familiari. La mamma di Sara ha sempre detto di indagare a 360 gradi, a cominciare da lei stessa. Proprio perché probabilmente sentiva che c'era qualcosa che dentro il suo cuore probabilmente non la convinceva. Va dato atto che gli investigatori hanno lavorato in silenzio, hanno lavorato bene, hanno lavorato certamente con grande impegno, ma l'indagine ha avuto un'inclinazione importante dal momento del ritrovamento del telefonino. A questo punto, essendoci stata probabilmente la confessione, io non ho elementi formali per dirlo, ma credo che così è successo, è chiaro che il ritrovamento del telefonino sia un chiaro messaggio non solo a se stesso, ma a tutti quanti, della volontà di dire venitemi a prendere, voglio confessare, perché il peso era evidentemente troppo anche per il fatto gravissimo che ha commesso. Non pensa Quindi, che sia stato un tentativo di depistare in qualche modo? Non lo so, però mi viene in mente, già successo altre volte in altri casi in cui l'omicida in qualche modo alla fine fa di tutto per farsi scoprire. Ecco, io credo che non c'era altra spiegazione di una coincidenza così formidabile nel ritrovamento del telefonino da parte dello zio. Non, a questo punto oggi non riesco a vedere un'altra lettura su questa circostanza così straordinaria, così coincidente con questo che è accaduto. Che movente lei può ipotizzare? Questo non ho elementi formali per discuterne e per valutarne.